Sono estremamente contento e orgoglioso della prestazione della squadra davanti, insomma, a una squadra costruita per vincere il campionato con giocatori importanti. Giocare con questo coraggio, questa personalità, chiaramente mi rende orgoglioso della prestazione di ogni singolo calciatore. Potevamo anche portarla a casa, questo ormai sta diventando una costante. È vero anche che non mi appello mai alla dea bendata, però anche sull'occasione di Viero nel primo tempo penso che ci abbia un po' girato le spalle perché non so nemmeno il portiere come è riuscito a prenderla. Quindi è un momento che non ci sta girando bene negli ultimi 20 metri, pur creando sempre tanto e sempre creando più occasioni dei nostri avversari. I ragazzi stanno migliorando partita dopo partita. Ma questo già ve l'ho detto tantissime volte, cioè è una squadra che apprende velocemente, stanno passando le partite, la squadra migliora come velocità di gioco, come interpretazione di entrambe le fasi di gioco e sta continuando a creare tanto. È vero che il nostro calendario ci metteva di fronte con tre squadre accreditate per vincere il campionato, giocare però con questa personalità, coraggio e convinzione. Mi fa ben sperare per il futuro. Intervistato da TV6, il presidente Iachini ha detto che il Teramo, ovviamente, è stato soddisfatto della prestazione della gara. Ha detto che il Teramo è una squadra da playoff e ha dato voto 10 a te. Come la prendi? No, vabbè, ma tutto ciò che sono complimenti chiaramente fanno piacere e sono da stimolo per fare ancora meglio, per cercare di migliorarsi sempre, ma questo è un po' il nostro modo di pensare. Quello mio e non solo, anche del mio staff. Quindi fa piacere che la squadra stia piacendo alla società, al presidente e ai tifosi. Perché poi, se riusciamo, come vi ho detto già altre volte, se riusciamo a creare emozioni, è chiaro che significa che la squadra sul campo sta esprimendo qualcosa di buono. No, è un momento così, non sono preoccupato. Sarei preoccupato se la squadra non costruisse occasione. Ne stiamo costruendo anche di grande importanza. È chiaro che sia Bernardotto sia Rosso, Kerematenge è stato frenato da un infortunio, sono arrivati anche negli ultimi giorni di mercato e quindi dobbiamo anche chiaramente oliare anche qualche scelta finale, qualche lettura che va fatta in maniera diversa, un po' di brillantezza negli ultimi metri quando c'è da fare l'ultima scelta o l'ultimo uno contro uno. Insomma, secondo me è solo questione di tempo, anche perché davanti abbiamo trovato delle squadre estremamente solide e riuscire a creare così questi presupposti per andare a far male non era scontato, però non sono preoccupato.